Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo vlog sul mio canale. Oggi ragazzi è il mio compleanno ed esattamente il 12 di giugno e compio la bellezza di 19 anni. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Qual è la particolarità del mio compleanno quest'anno? La stessa di 5 anni fa, ovvero che devo fare l'esame. Questa volta si tratta dell'esame di maturità, mentre 5 anni fa si trattava di quello di terza media. Infatti andai a fare l'orale, che era il giorno del mio compleanno. Un compleanno proprio di merda, fatevelo dire. Comunque niente, sì, quest'anno mi trovo che devo fare la maturità e l'esame però inizieranno dalla settimana prossima, quindi posso godermi comunque il mio compleanno. In realtà adesso che sto registrando questo video è il giorno prima, quindi l'11 di giugno, e domani sarò fuori tutta la giornata, quindi ovviamente devo registrare adesso questo video per potervelo caricare domani alle 4 e potervelo far vedere. Anche se domani comunque scenderò con la mia migliore amica, quindi probabilmente farò un vlog di quella giornata e magari ve lo caricherò come video di martedì o magari video per venerdì prossimo. Adesso comunque deciderò. Comunque sia, tra poco devo uscire dopo che ho passato praticamente tutta la mattina a studiare e devo andare a ritirare il mio regalo di compleanno da parte di mia mamma ad un negozio che sta qui nei dintorni, perché ho comprato tipo 2 magliette e devo andare a ritirare appunto perché mi servono per domani mattina, altrimenti non me le posso mettere semplicemente. Comunque il compleanno è quel periodo dell'anno in cui tutti riflettiamo sull'anno passato, insomma, e soprattutto riflettiamo su cose che vorremmo fare in futuro. In questo momento io non ho la forza di riflettere su nulla, sinceramente proprio su nulla, perché sono troppo presa dall'esame e sto proprio in un mood di esaurimento. Infatti credo che questo compleanno sarà ricordato come il compleanno peggiore della storia, o almeno per adesso, insomma. Nonostante tutto però ho comunque dei piani per il prossimo futuro che spero di realizzare e spero che possiate accompagnarmi in questo viaggio comunque. E diciamoci la verità, in realtà è stato un compleanno anche un po' strano a causa di tutta questa situazione che si è andata a creare. Anche se avessi voluto fare una festa ci sarebbero state comunque delle restrizioni e cose del genere. Diciamo che non sono stata sempre il tipo amante di feste, infatti anche l'anno scorso per i miei 18 anni non ho fatto il locale, ma ho fatto semplicemente un panino, insomma sono andata al pub con tutte le mie compagne di classe e di scuola e con la mia migliore amica e i miei cugini. Tra l'altro l'anno scorso per il mio compleanno feci uscire un video motivazionale o comunque un video abbastanza intimo che, se volete andare a vedere, ovviamente trovate sul canale tranquillamente. Forse dovrei creare proprio una playlist per i video speciali di compleanno e di onomastico, a dirla tutta. Comunque sì, non sarò qui ancora ad annoiarvi per molto e infatti ci rivediamo direttamente dopo quando sarò uscita e magari vi faccio anche vedere le 2 magliette che ho acquistato e poi ci rivediamo di nuovo stasera quando sarò tornata. Mi scuso se questo video non sarà molto interessante, però è il mio compleanno, quindi volevo prendermi anche un attimo di calma, tra virgolette, pausa dallo studio e pausa da tutti i pensieri. Ok ragazzi, sono in macchina, sono andata a prendere i miei vestiti, le mie 2 magliette che vi farò vedere stasera quando tornerò a casa. Grazie, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi un giorno speciale, è il 12 giugno. E perché è un giorno speciale il 12 giugno? Beh, perché è il mio compleanno. Infatti oggi compio 16 anni e quando voi state vedendo questo video io sono in vacanza a Ischia e sicuramente starò riprendendo varie parti della mia giornata eccetera per poi farvi un video riassuntivo delle mie vacanze quando tornerò a casa. Ho deciso di fare un video speciale sulle 10 cose che non sapete su di me. Amo giocare ai videogiochi da quando avevo 7 anni e praticamente ho aperto vari canali di gameplay prima di questo e appunto portavo gameplay principalmente su Minecraft perché avevo un computer davvero ma davvero schifoso che montava un Intel Pentium Dual Core, una GTX 210, no, una GT 210 e 4 GB di RAM DDR2. E praticamente questo computer l'ho utilizzato fino a circa un mesetto fa, quando appunto ho avuto poi questo nuovo portatile con cui sto registrando, editando e caricando tutti i miei video.
E quindi era un po' difficile portare avanti gli altri canali, quindi quelli li ho chiusi, li ho lasciati proprio in disparte. Adesso ho questo, dove ci sto lavorando per bene. Come vedete, sto cercando di migliorare sempre di più la qualità, magari comprando microfono migliore, comprando accessori migliori, luci migliori, eccetera. La seconda cosa che non sapete su di me è una cosa che magari vi potrebbe portare ad odiarmi, però spero di no. Ho sempre odiato le canzoni dei One Direction e Justin Bieber, infatti alle medie litigavo spesso con le mie compagne proprio per questi motivi. Non è che andavo in giro ad insultarli, cioè dicevo solo che non mi piacevano le loro canzoni e che non le volevo ascoltare, e loro, ma è troppo bello, ma così, ma con lì, e praticamente ci litigavamo sempre. E vabbè, cose che capitano, insomma. Fin da quando ero piccola ho sempre odiato i rumori forti, infatti Capodanno è il periodo più brutto della mia esistenza. Ogni qualvolta devo fare qualcosa che voglia dire uscire di casa a piedi, devo inventare per forza 3000 scuse, perché se mi scoppia una botta accanto io la terra rimango, praticamente infarto e muoio. E quindi non è una bella cosa questa qua. Anche perché poi, quando ero più piccola e andavo alle feste dei miei compagni, magari c'era il momento in cui tutti si mettevano a rompere i palloncini, e io in quel momento o me ne scappavo in bagno piangendo, oppure me ne uscivo dalla festa e mi mettevo fuori con le mamme, perché ho sempre odiato i rumori forti. Anche i rumori dei palloncini schiattati. Quello dei palloncini adesso mi sta passando, ma quello dei botti di Capodanno rimane per sempre, penso. Non quelli normali, ma tipo le bombe esplosive che sparano qua a Napoli, quelle sono davvero da preoccuparsi. Quarta cosa che non sapete su di me: nonostante io sembro gentile e cordiale, o almeno credo, odio la maggior parte delle persone con cui sto a contatto. Infatti sono la cosiddetta falsa persona, praticamente quella che mostra il sorriso a tutti e quella che poi nasconde dentro odio profondo verso chiunque, praticamente. Ovviamente non posso odiare persone che non conosco di persona, ma per esempio posso odiare, che ne so, tipo i miei compagni di scuola, i miei professori, eccetera, anche sembrando cordiale e gentile con tutti. Ma è solo un esempio, non è che poi odio proprio tutti quelli che conosco. La quinta cosa che non sapete su di me è che porto gli occhiali da quando avevo 5 anni. Infatti a 5 anni ho avuto il mio primo paio di occhiali e praticamente io sono miope, quindi non vedo né da lontano né da vicino. E la mia miopia è appunto abbastanza grave e si va ad aggravare sempre di più con il tempo. Quindi una volta compiuti 22 anni, 21 anni, sarò costretta a farmi l'operazione laser, perché ho meno 9 gradi da un occhio e meno 10 dall'altro. Quindi praticamente senza occhiali non ci vedo, i miei occhiali sono i miei migliori amici. Se perdo quelli non vedrò un palmo dal mio naso. Sesta curiosità su di me: la mia materia preferita è da sempre stata l'inglese. Non so perché adoro questa materia, ma penso sia dovuto al fatto che la maggior parte dei videogiochi che mi piacciono sono in lingua inglese, tipo Bully, anche vabbè Minecraft, però vabbè c'è anche la lingua italiana. Anche per esempio GTA Vice City, San Andreas, eccetera, sono tutti in lingua inglese. E la maggior parte dei titoli appunto che mi piacciono erano in lingua inglese, quindi penso sia dovuto a questo, però non lo so. Comunque fatto sta che mi piace davvero troppo e spero un giorno di imparare la pronuncia alla perfezione, in modo da poter parlare con gli inglesi davvero in modo perfetto. La settima cosa che non sapete su di me è che da sempre ho un sogno del cassetto, ovvero quello di viaggiare in giro per il mondo e praticamente viaggiare vloggando le mie esperienze, tipo come fa Human Safari, che appunto si fa il giro del mondo, vlogga e lo fa per lavoro. E mi piacerebbe un giorno avere un lavoro appunto di questo genere, che mi permetta di poter viaggiare in tutto il mondo e riprendere le mie esperienze proprio per lavoro, per guadagnarci anche qualcosina. E tra l'altro ho scelto l'indirizzo turistico perché sì, io, questa è l'ottava curiosità, frequento la scuola turistica, l'istituto turistico Vittorio Veneto qua a Napoli. E ho scelto proprio questo indirizzo perché mi permetterà comunque di fare lo stesso di volo, lo stesso sulle navi da crociera e fare varie altre cose che appunto riguardano il settore turistico. E una di queste cose è proprio ciò che voglio fare io, quindi molto molto buono. La nona curiosità che non sapete su di me è che io sono una delle cosiddette secchione. Solo che la cosa che io faccio non è aprire libri, perché io non li apro i libri, praticamente passo tutta la mia giornata vicino al computer per registrare e editare video per voi e soprattutto per giocare in compagnia dei miei amici. Ma io ho una buona media scuola perché fortunatamente ho una buona memoria. Sto attenta in classe, quindi mi ricordo molte volte ciò che spiega il professore o la professoressa, e quindi poi quando mi trovo interrogata glielo riferisco uguale, proprio per filo e per segno.
E niente, acchiappo sempre buoni voti e quindi brava Mia, ottimo Irene, così si fa insomma. La decima curiosità invece riguarda le cose che preferisco. Allora, il mio colore preferito è il viola, come penso avrete potuto notare, perché insomma i led in sottofondo sono sempre viola. Cerco comunque di fare qualsiasi cosa in viola più o meno. E sì, anche il secondo colore preferito invece è il rosso, come il banner del canale appunto. Poi il mio cibo preferito è la lasagna e la pizza, perché c'è proprio amore a prima vista. E non ho un genere musicale preferito, infatti ne ascolto di tutti i tipi, vado a periodi insomma. C'è magari un periodo in cui mi piace J-Ax e Fedez, un periodo in cui mi piace Gali, un periodo in cui odio tutto e non ascolto nessuno, un periodo in cui vado con le canzoni di 123 anni fa con Nino D'Angelo e vabbè, così a caso insomma. Però la mia cantante preferita è da sempre stata Miley Cyrus, conosciuta anche come Hannah Montana. Infatti da quando ero piccola, undicesima curiosità, ho sempre guardato tutti gli show di Hannah Montana, quindi niente, la seguo praticamente da sempre. La dodicesima curiosità invece, nonostante io abbia 15 anni, ancora non so nuotare. E sì, può sembrare strano, ma io a 15 anni non so nuotare. Quindi l'obiettivo di quest'estate qual è? Imparare a nuotare, o almeno a galleggiare, perché manco quello so fare. Ed è una figura di merda astronomica. Beh ragazzi, non mi viene niente in mente per il momento da dirvi, quindi vi dico solo queste 12 curiosità che non sapete su di me. Io spero che comunque il video vi sia piaciuto, ricordatevi di farmi gli auguri qua sotto perché sennò vi spezzo le gambe. No, ok, scherzi a parte ragazzi, mi farebbe piacere avere gli auguri da parte vostra. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso sapete 12 cose in più su di me. Belli gli aerei che passano quando sto registrando, ma bravi. Comunque, ecco, mi è venuta in mente la 13ª curiosità prima di terminare il video. Abito vicino a un aeroporto e quindi ogni qualvolta che io registro ovviamente parte un aereo. Ma che bello. Ok, non era una curiosità chissà quanto, però va bene lo stesso, insomma, ci accontentiamo. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato venite lasciate un bel pollice in su, commentate, scaricate se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo nel prossimo video, nei prossimi giorni. Ciao!